Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti al 35esimo appuntamento stagionale con Biancorossi. Abbiamo aperto con qualche secondo proprio della festa del Teramo nel post-gara per le vie cittadine con il pullman scoperto che ha portato in giro per Teramo e per le frazioni proprio i giocatori, i tecnici, lo staff intero societario biancorosso che ha trionfato nel campionato di Lega Pro ed è stato promosso proprio nella seconda serie nazionale nel campionato quindi di Serie B. Questa sera riviveremo proprio in scorrimento tutte le belle immagini della giornata sportiva di sabato. Calcisticamente è finita 2-2 con l'Ascoli, ma il risultato ovviamente passa in secondo piano perché era già matematica la promozione del Teramo in Serie B ed era la giornata dei festeggiamenti ufficiali con la bella manifestazione organizzata proprio allo stadio Bonolis al termine della partita, la premiazione anche degli ex allenatori del Teramo e poi il giro per la città. Insomma, rivedremo queste immagini che comunque vi ricordo potrete vedere anche nel corso della settimana in uno speciale che abbiamo realizzato di circa un'ora e mezza, le potrete seguire proprio sul nostro canale sportivo, il 638 di Teleponte. Buonasera Jessica. Buonasera Andrea, buonasera a tutti voi telespettatori e bentornati a questa puntata di Biancorossi. Io subito in apertura vi do il numero per inviare i vostri sms da casa, 340 1180 370, e vi ricordo come in tutte le altre puntate che trasmetteremo soltanto due sms per numero, nessun messaggio offensivo o riferito a giornalisti non presenti o ad altre testate giornalistiche. Passo poi a ringraziare Francesco Graduato e Paolo Marinucci per la parte giornalistica di questa trasmissione, Marco Pediconi in regia e Giancarlo Rapagnale telecamere. E vi presento gli ospiti che sono qui in studio. Questa sera Ricco Parterre, partiamo con il mister Antonio Valbruni. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera mister. Poi abbiamo il coordinatore generale del Teramo Calcio Gianluca Scacchioli. Buonasera. Buonasera. Il nostro Gustavo Bruno. Buonasera. Buonasera. E il calciatore del Teramo Calcio Simone Brugaletta. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti nei nostri studi, in particolare naturalmente a Gianluca Scacchioli e a Simone Brugaletta che rappresentano quest'oggi la Teramo Calcio. Tra l'altro Brugaletta era stato qui con noi dopo la partita pareggiata con il Pro Piacenza, da lì cambiò il modulo e il Teramo ottenne 24 risultati utili consecutivi. Siete andati un po' il portafortuna anche in questo. Poi noi ci teniamo alla scaramanzia, quindi lo sport conta tanto, la scaramanzia. Porto bene, speriamo mai, facciamo corna, però se dovessero... Ci dovessero essere problemi, mi chiamate. Jessica. Sì, partiamo subito con la nostra prima rubrica e tocca al nostro Gustavo Bruno aprire appunto la puntata con la sua ruota libera, la cronoscalata. Beh, adesso la brigatura è passata, quindi bisogna cominciare a pensare già alla Serie B, che è tutto un altro campionato, un'altra storia, un altro palcoscenico. Quindi, e siccome prima di questa trasmissione c'è stata quella dedicata al San Nicolò, riparto da quello che ha detto il presidente Di Giovanni, che ha invitato pubblicamente il Teramo, i suoi dirigenti, ad un incontro per cercare di riprendere quella trattativa, magari è una parola grossa, che venne iniziata alcune stagioni fa per un abbinamento, per un abbraccio ideale, per un qualcosa che di fatto già esiste, perché il successo del Teramo porta la firma di Scacchioli che viene da San Nicolò, il capo dei servizi medici Dughi è stato da San Nicolò, in segreteria c'è Maselli, è stato da San Nicolò. Scipioni che ha firmato la vittoria di Savona è stato a San Nicolò, Di Paolo Antonio che ha sbloccato il risultato è stato a San Nicolò, ci sono altri personaggi tipo di Giuseppe che è stato giù e stati qua, quindi di fatto al di là magari delle comprensioni se ci sono state fra i due club questa sinergia esiste, quindi perché non fare senza allargarsi con grandi paroloni, ma tutte le società di B hanno una società satellite. Tutte le società di B magari hanno dei giovani importanti che li parcheggiano, fra virgolette, in una categoria inferiore per farli crescere e poi magari inserirli nel telaio portante. Sono tutti discorsi, sono mesi che io dico che il successo di questo campionato ha un solo nome, al di là di quello che ha fatto la società, perché la società è quella che deve mettere i soldi. Marcello e Giuseppe,
Dice, ma tu lo prendi in giro perché sorridi? Ma il calcio per me è sempre un sorriso, quindi sentire adesso che bisogna trattare per tenerlo, quando 8 mesi fa ho detto che bisognava già allora contrattualizzarlo di nuovo, perché è chiaro che una volta che Di Giuseppe ha ripreso in mano il calcio giocato, si può pensare alla riconferma o meno di Vivarini. Io me ne andrei, però lui la Serie B la vuole fare, quindi è una scelta che farà lui. E poi vedere di quali giocatori confermare, secondo me pochi, ma non per qualcosa, perché il calcio non si può fare con il cuore. Questo è un blocco granitico che andrebbe confermato per intero, ma non si può fare, perché la Serie B è un altro campionato, quindi gente nuova. Se io fossi la Padula firmerei a vita col Terro, ma capisco, questo è un treno anche per lui importante, quindi le sirene già lo stanno ammagliando ed è giusto che lui sappia sfruttare questi tutti i gol fatti e questo momento, senza sentire la maga Circe del Perù. Vada dove vuole, dove ti porta il cuore, grazie di averci regalato questa promozione. Lo stesso dico al cannoniere, quello che televisivamente è meno importante della Padula, sfruttalo questo momento perché sei giovane, quando lo riprende un treno al volo per la Serie B? Ecco, sono tutti elementi che servono per farci passare una bella estate. Magari questo treno lo potrebbero prendere al volo proprio con il Teramo nella seconda serie nazionale, fare un bel campionato nella città che li ha lanciati, no? Sai, dietro ognuno di loro c'è sempre il consulente. Siamo rimasti soli. Il consulente. Questo, comunque. Meriti a Di Giuseppe, ma meriti anche a Scacchioli e a tutti gli altri. Scacchioli anche qui con noi questa sera rappresenta una... Li ha fatti Giuseppe, mo Scacchioli, Gianluca, il mio amico Gianluca, sicuramente ci ha messo su, ma il vero protagonista per me è Di Giuseppe. Ha risolto tutti i problemi, ti ricordi quando venne qua che piangevo, dobbiamo arrivare a dicembre, dopo vedremo, non ha fatto niente, però è quello che ha azzeccato tutto, Aquila ha sfasciato tutto, L'Ascoli ha sfasciato tutto, Di Giuseppe chi ha preso? Di Matteo. Di Matteo. Sì. Poi ha saputo recuperare, grazie al settore medico, anche Fiore, e quindi il Teramo è con tutti i punti che ha fatto. I successi sono figli di tanti genitori, diciamo. Sì, però gli ultimi successi sono targati di Giuseppe. Da quando è arrivato questo, Remigio, quello che tocca diventa oro. Ragazzi, questo lo dice. Che poi questo sarà bravo nel suo settore, è un altro discorso, però no, l'operativo no, è lui, sì. O no? Vabbè, ma io se posso... Come no, anzi... Sicuramente le parole su Di Giuseppe, poi tra l'altro in questo momento sarebbe assurdo dire il contrario, ma io non lo dico in questo momento, lo penso proprio, ho una considerazione sul suo lavoro tecnico, al di là della persona, eccessivo, dico eccessivo perché sin da tempo conosciamo il valore di Giuseppe, che non è in scadenza di contratto, perché Marcello Di Giuseppe ha un altro anno col Teramo, quindi è vero che quello che Gustavo la si è messo da un po' di tempo, ma è vero che il Teramo, prima che Gustavo lo dicesse, lo ha blindato per più di un anno. Quindi... Scusa, però il tuo presidente ha detto che prima bisogna trovare la conferma con Di Giuseppe. È un altro discorso, nel senso che lui era sotto contratto, quindi a gennaio, febbraio dell'anno scorso, è stato fatto un biennale, quindi è stato prolungato anche a Vivarini. E mi ricordo le considerazioni dell'anno scorso, questa fu una forzatura societaria, diciamo così, azzeccata. In questo momento credo che sia giusto non parlare di Vivarini e Di Giuseppe abbinandoli, ma... parlare di Giuseppe, perché poi l'eventuale problema dell'allenatore è collegato al direttore sportivo, che comunque questo sia. Comunque, con certezza c'è la volontà di Giuseppe di rimanere, con certezza c'è la volontà da parte della società, nel nome del presidente e nel mio nome, di confermare Di Giuseppe per diversi motivi. In primis, ovviamente, quello sportivo, perché tanto del merito di questa stagione è da attribuire a fattori tecnici, ma tanto del risultato finale, secondo me, in ogni categoria, è da attribuire a tutte le componenti, perché una componente che non funziona sicuramente apporta dei ritardi in classifica. A Teramo quest'anno è andato tutto bene, forse anche il segno del destino, a volte capitano le annate così, forse la concentrazione nel sentirsi piccoli e quindi nello stare attento un po' a tutti, forse nella concentrazione nell'essere uniti, forse una città che si è compattata e ha dato una spinta, dal mio punto di vista, da gennaio in poi, veramente considerevole, e ha portato punti e ha esaltato quelle che erano le caratteristiche tecniche dei nostri giocatori, del nostro allenatore, del nostro direttore sportivo, le ha accentuate ancora di più, quindi una città che ha voluto conquistare la Serie B grazie ai nostri protagonisti che l'hanno meritata poi sul campo. Sembra comunque di capire che la priorità societaria nel costruire il prossimo gruppo sarà Di Giuseppe, cioè prima trovare la persona che dovrà costruire il gruppo, poi si passerà giustamente all'allenatore, guarda, e poi si passerà ai giocatori. Il presidente Capitelli è un presidente protagonista e spesso deve essere anche criticato, come lui
mette pressioni al suo personale, credo che anche il personale, le persone, i suoi collaboratori lo debbano criticare. No? Quindi ci sono delle giornate, delle settimane in cui ti mette una pressione, il suo modo di fare perché vuole sempre il massimo, però poi gli devo riconoscere questo, e sono, dico questo perché penso questo, l'autonomia che dà e che ti rivendica ognuno nel proprio ruolo. Quindi Di Giuseppe e Marcello, il direttore sportivo del Teramo, e se lui non sarà confermato, l'allenatore dovrà essere un problema del nuovo direttore sportivo. Io credo che, perché le cose vanno fatte per gradi, per ruolo, e anche con qualche settimana di ritardo, però ponderate, è giusto, quindi da ambo le parti. Io so con certezza, perché è così che l'allenatore ama questo ambiente, perché capisce, sa di calcio, sa che c'è un entusiasmo oggi particolare, perché ha costruito qualcosa in 2 anni, ma ci si devono creare le condizioni. Le condizioni sono che il direttore sportivo lo deve volere, che il presidente lo deve volere, che la società lo deve volere, e che soprattutto ci sia una conferma ufficiale del fatto che il direttore sportivo rimanga a Teramo. Quindi non sarà un problema, perché ad oggi sono tutte le componenti che fanno pensare che questa cosa possa proseguire. Chiaramente c'è bisogno dell'ufficialità, io ho parlato con Marcello oggi, il presidente ha parlato con Marcello oggi, quindi non ci sono, non appare nessun problema in vista, però effettivamente bisogna cercare di parlare nel momento in cui c'è l'ufficialità. Altre volte siamo capitati, mi ricordo con il rinnovo di Vivarini, ci furono soprattutto da parte mia dei ritardi voluti, e a questo punto posso dire anche poi positivi dal mio punto di vista, che proprio effettivamente non furono ufficiali per più di un mese. Sì. Poi dopo si verificarono perché c'era la certezza, stessa identica cosa con Marcello. Io credo che Marcello debba rimanere a Teramo, credo che voglia rimanere a Teramo, e credo che il presidente soprattutto voglia questo. Aspettiamo l'ufficialità, è la priorità, perché non bisogna parlare di settore giovanile, di primavera, di prima squadra, di rinnovo. Prima il direttore sportivo e poi tutto a cascata. Tutto, poi dopo le considerazioni, anche su quello, l'ultima parentesi, scusate se mi dilungo, su quello che diceva Gustavo, poi ognuno le fa, ma le deve fare davanti al direttore sportivo. Io per esempio credo che questo gruppo sia un gruppo assolutamente, per la stragrande maggioranza, da riconfermare. È un gruppo che probabilmente sarebbe stato cambiato nel caso in cui il Teramo non fosse approdato alla categoria superiore, questo sì. Però Giuseppe disse nei nostri studi proprio la scorsa settimana che fondamentalmente questo è un gruppo che così già di suo farebbe bene in Serie B. Io sono convinto di questo. Chiaramente, poi ogni gruppo, è quello che è successo anche quest'anno, il gruppo dell'anno scorso è stato cambiato soprattutto nella fase offensiva, poi con due elementi sono andati in maniera super positiva, diciamo, Donnarumma e la Padula, ma sostanzialmente c'è una base che è da anni sta qui a Teramo. Langiano più o meno ha fatto lo stesso tipo di discorso, ma non perché altre squadre tengono un gruppo e lo fanno crescere, significa che per forza in Serie B deve andare bene, però se un gruppo decidi di mantenerlo o pensi di doverlo mantenere per motivi tecnici, vuol dire che negli anni ha fatto bene. Ci sono delle componenti importanti che lasciano pensare che per la stragrande maggioranza, secondo me, ma credo anche secondo il direttore sportivo, questo è un gruppo che vada riconfermato. Poi vediamo le problematiche nel caso per ogni singolo giocatore, perché sono d'accordo con quello che diceva Gustavo. Ognuno ha il suo rappresentante, ognuno ha il suo procuratore, ognuno ha le sue richieste, quindi non è facilissimo. No? Quindi, però io sono fiducioso. Io vorrei sentire anche Antonio Valbruni su questo discorso molto interessante. Prima però intanto pregherei proprio Marco Pediconi in regia di cominciare a mandare in scorrimento anche un po' di immagini dei festeggiamenti, perché anche questo piace vedere ai nostri telespettatori da casa, perché poi sono immagini storiche, insomma è la prima volta che il Teramo approda in Serie B, è bello vedere proprio questi festeggiamenti. E poi tra l'altro sui festeggiamenti coinvolgeremo anche Brugaletta, che è stato tra i protagonisti proprio di questa stagione, anche di questi giusti e meritati festeggiamenti. Valbruni. Ma io dico che è prematuro parlare, diciamo, del futuro. Adesso c'è questa gioia. Però è anche giusto lavorare per priorità, come dicendo giustamente io, Scacchioli. Vorrei aprire invece una parentesi diversa. Vorrei aprire una parentesi dove sinceramente ringrazio pubblicamente innanzitutto il pubblico, perché mi ha commosso veramente quando, diciamo, sono stati premiati gli allenatori, e questo fa capire che evidentemente qualcosa di positivo penso di aver fatto, perché sono stati veramente encomiabili. Tra poco vedremo anche la tua premiazione. Poi dico che mi fa piacere anche per, diciamo, per il Teramo, perché il Teramo bisogna dire che ha avuto, diciamo, un risarcimento sportivo, perché dal fallimento ha avuto questo risarcimento che si è meritato sul campo,
sono stati bravi tutti. Questa forse è la parte più bella del video per Gustavo, vero? Già hai espresso sono stati, questo pensiero domenica mattina, mi sembra. Sì. Sono stati bravi tutti i componenti della società, dal primo all'ultimo, senza adesso fare distinzioni, perché le big, diciamo, del torneo, mi riferisco al Pisa, alla stessa Reggiana, mi riferisco all'Ascoli, mi riferisco all'Aquila, sono partiti con un budget un po' superiore a quello del Teramo. Il Teramo invece ha saputo investire bene, ha saputo dimostrare sul campo un buon calcio, migliore sicuramente della categoria, e questo è stata premiata una squadra che ha voluto un risultato importante che tutti i giornali ne hanno parlato, tutti i giornali importanti, dalla Gazzetta dello Sport, dal Corriere dello Sport, è stata una risonanza veramente nazionale, e questo premia il lavoro fatto da una società che per 7 anni ha raggiunto ben 5 campionati vinti e 2 playoff, quindi come si può non dare i meriti, diciamo, a questa società? Adesso il futuro, io dico che sarà un futuro sicuramente più difficile, perché si va ad affrontare un campionato a noi per certi versi sconosciuto, però bisogna anche dire che ci sono squadre, e ci insegnano, come il Carpi e il Frosinone, che stanno quasi per approdare in Serie A, e il Frosinone stesso lo scorso anno stava nel campionato di Lega Pro, quindi questo fa capire che tutto può essere, diciamo, oggi interessante, ma soprattutto l'obiettivo che deve raggiungere una società. Si parte sempre con un obiettivo di valorizzare sicuramente i giocatori importanti, che giovani di quest'anno, ma che hanno tanta voglia di arrivare, perché il Carpi stesso ha 2 giocatori che giocavano nella Lega Dilettanti, quindi non è detto che adesso i giocatori che attualmente fanno parte di questa squadra non sono anche all'altezza. Anche noi ne abbiamo di giocatori, per esempio, che sono partiti col Teramo dalla Serie D e sono arrivati fino adesso, alla B. Adesso qui abbiamo un giovane che già è stato nelle soglie della prima squadra, Brugaletta, dove la società può benissimo, se non sbaglio, ha un biennale, quindi è un 94, un giovane che ha disputato 68 gare con la Primavera, ha giocato anche con Donnarumma nel campionato Primavera di Catania, dove anche capitano, eccetera, dove si può lavorare per cercare eventualmente, non bisogna andare oltre a cercare sempre giocatori, ma anche avere il coraggio di puntare su qualche giovane che potrebbe essere per il futuro un guadagno. Certo. Se vogliamo andare a vedere, quindi io dico che oggi come oggi è importante goderci questa vittoria, che se ne parlerà ancora tanto, poi saranno gli addetti ai lavori a cercare eventualmente di organizzarsi, di vedere se non hanno già lavorato in passato, sicuramente hanno lavorato già in passato e hanno già le idee chiare. Certamente. Quindi io devo fare i complimenti, diciamo, a questa società, perché bisogna dare merito. Però concludo dicendo bravi anche, e questo mi fa piacere, ma sicuramente non lo dico così per dirlo, perché io mi ricordo che le stesse persone che stavano al campo nel famoso agosto del 2008, vedendoli ancora sia sul campo già allora, fanno capire quanto volevano bene al Teramo. Mi riferisco ai vari Valentini e tutto il gruppo che sta sotto i portici, che hanno sempre difeso il Teramo in qualsiasi categoria. Sono quelli i veri tifosi del Teramo. Certo. Luca Letta, stiamo vedendo queste belle immagini di festa, insomma è stata una giornata particolare da ricordare, quella di sabato, vero? Giornata indimenticabile, che poche volte capitano nella vita, sono dei momenti indescrivibili, veramente belle emozioni. E abbiamo visto giustamente, veramente scatenati sul pullman che ha fatto il giro della città a festeggiare. Sì, sì, ci stava, perché abbiamo un gruppo strepitoso, tutti uniti, proprio veramente da quando sono arrivato il primo giorno qua, un gruppo fantastico. E questo ci ha permesso di affrontare alla grande questo campionato.
Anche dai festeggiamenti si vede come siamo affiatati, tutti uniti. Eravamo e partiti. Poi vedremo queste belle immagini. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Un grande anno, veramente. Probabilmente i nostri spettatori, ricordo che l'intero speciale che abbiamo realizzato è possibile seguirlo proprio sui nostri canali sportivi durante la settimana. Brugaletti, intanto è giusto quello che diceva Albuni, il biennale con il tema. Sì, sì, sì. Perfetto, questa è una buona notizia, giusto? Giusto Gustavo? Sì, sì, sì. Però io sostengo che la Serie B è un campionato molto diverso da quello che il Teramo ha vinto e quindi se diamo per scontato che due attaccanti se ne vanno, già devi fare altri due acquisti. Come, però non lo diamo per scontato, non è detto. Non è detto. Però diamo per scontato che se ne vanno due acquisti. Tonti che fa? Bucchi che fa? Già ci vogliono 5-7 acquisti, quindi non credo che sia tutto questo blocco da confermare. Io me lo auguro, ma ci credo poco, perché ripeto, il calcio però non è pur si può vero fare che si dice sempre cuore. Che nel calcio squadra che vince poi nella categoria superiore male non va, male, questa è la storia che lo ricorda, però insomma, in questo grande ciclo di grandi vittorie che ha ricordato mister Tonino Valbruni, non è che sempre le frittelle ti riescono con il bonus. Serie B, ragazzi, è una cosa, è un'altra realtà. Seguitela. Io credo che loro con umiltà sicuramente stanno per carità, per già carità, programmando la prossima stagione, stanno entrando in punta di piedi in questa nuova categoria, cominciando a programmare e a muoversi come è giusto però, fare. Vabbè, se non muoio vedremo fra un mese cosa accadrà, no? Certo. Poi mandiamo le repliche e vediamo chi ha ragione, per carità. Scusa, volevo... Sì, poi dobbiamo andare in pubblicità no, che siamo in ritardo. Dimenticato di Brugaletti, è già stato nella, diciamo, nell'area, nella panchina... diciamo della prima squadra in Serie A col Catania, quindi non è che adesso stiamo scoprendo, diciamo... Quindi scenderebbe di categoria andando in Serie B. No, no, quindi evidentemente se l'hanno impiegato lì hanno avuto coraggio ed evidentemente se l'è meritato sul campo. Jessica. Sì, ci fermiamo per la prima fascia pubblicitaria ma torniamo subito. Torniamo in diretta, prima di andare alla prossima rubrica, innanzitutto ricordiamo che il Teramo è impegnato in Supercoppa, oggi sono stati sorteggiati un po' gli accoppiamenti di questo triangolare, sabato si inizierà con la prima sfida tra Novara e Salernitana, quindi il Teramo scenderà in campo mercoledì 20, le gare si giocheranno tutte alle ore 20:45, il Teramo giocherà quindi mercoledì 20 la sua prima partita e il sabato successivo la sua seconda partita, naturalmente la prima gara contro la formazione sconfitta tra Novara e Salernitana, in caso di pareggio la prima partita sarebbe con la formazione del Novara, giusto Scacchioli, perfetto. E questa quindi è la situazione per la Supercoppa e prima di andare alla prossima rubrica mi rifaccio un attimo con Gianluca Scacchioli a quello che diceva Gustavo sul San Nicolò, su una bella sinergia con il San Nicolò, potrebbe essere una buona idea, vantaggiosa per ambedue le società, giusto? Sì, ma al di là della buona idea che condivido, per me sarebbe pure personalmente importante, nel senso che sono sempre molto legato a... Ma poi la classica piramide bisognerebbe fare sul territorio. Sono discorsi che vanno, al di là delle questioni affettive, vanno comunque programmati, perché per avere un fine importante c'è bisogno di fare dei discorsi che devono essere assolutamente condivisi, proprio perché poi si tratta di avere in comune dei giocatori giovani, farli crescere, quindi certo. È un discorso che il Teramo può proporre, il San Nicolò deve accettare condividendolo in maniera proprio tecnica, sportiva, e quindi la gestione durante l'anno deve essere veramente condivisa. A quel punto, secondo me, si può creare veramente nell'arco di qualche anno una sinergia importante, perché di solito nel primo anno sicuramente c'è qualcosa sempre da rettificare. Mi auguro che il Teramo mantenga sempre la categoria e che San Nicolò possa giovare anche di questo, e viceversa, che San Nicolò faccia crescere dei giovani che poi possono fare una carriera importante anche in categorie superiori, quindi nella prima squadra del Teramo. Jessica. Sì, ultima partita casalinga del Teramo e torna Giancarlo Falconi con il suo volo del Falco per l'ultima volta in questa stagione. Quindi poi lo ritroveremo l'anno prossimo. Sì, per questa Giancarlo, stagione. Quindi andiamocelo a vedere. Il Falco va senza catena, brucia gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse, o schiacciata. Potevo parlare per l'ultima puntata del Volo del Falco di La Padula e della sua romantica dichiarazione da futuro sposo alla sua bella Alessia. Ma noi non siamo strano amore e ricordiamo il rigore sbagliato.
Il pensiero matrimoniale è stato fatale. Il viaggio inizia con gli occhi di Teramello, il peluche fortunato, nato dal desiderio dei tifosi di avere una mascotte. Parte dal tifo di mia madre per arrivare all'orgoglio del papà del buon di Paolo Antonio. Teramello che mostra i tribuni e Teramello che fa da testimone a una coppia bellissima, Guido e Stefania. Teramello che si selfia con noi, senza il professor Digidio, a scuola a studiare. Teramello che scatta la foto alla coppia più bella, il sindaco Cavallari e la sua prima tifosa, questione d'amore paterno. Ma per fare il tifo non c'è bisogno dell'apparire di uno stadio, basta sentire dentro l'energia dei colori bianco-rossi. Guardate Irene, che li indossa tranquillamente su di un balcone. O Francesco, mai dimenticato ex dirigente del Teramo Calcio. Li fa indossare a tutti noi, dal punto più alto di Teramo. Il tifo è il tifo e ti prende come l'amicizia tra il rettore d'amico o il presidente di Sabatino, o come il cuore di sempre tra chi vive altri momenti. Il mio pensiero, per esempio, è per Davide Rossi e tanti altri teramani. Teramello, non sei più visto. L'ultima volta era su di uno strano mezzo, la sua auto teramana, fuori dallo stadio mentre osserva il centro commerciale di Teramo e pensa ai prossimi sabato da Serie B, alla sicurezza di tutte le famiglie che andranno a fare la spesa tranquillamente in quei sabati invernali. Il pensiero è ai tifosi avversari, un pensiero che potrebbe diventare il prossimo tema da discutere. In fondo, alla fine, ci sono sempre loro, Totò e Peppino, che si abbracciano, Luciano ed Ercole, l'immagine simbolo della nostra Teramo. E io saluto le telespettatrici Teleponte, il giornalista Gustavo Bruno, il numero uno tra i mister e tra gli opinionisti, Tonino Vabbruni, i padroni di casa, donna Jessica e messere Andrea, per avermi ancora una volta consentito di dire la mia. Ciao a tutti. E noi ringraziamo Sì, Giancarlo Falconi che ci ha grazie. tenuto compagnia in tutte le gare casalinghe per 2 anni, l'anno scorso e quest'anno, quindi anche lui un portafortuna del Teramo, Sì. protagonista anche lui, quindi da dietro il video proprio della splendida cavalcata del Teramo, dalla seconda divisione fino alla Serie B, e lo ritroveremo naturalmente anche l'anno prossimo qui con noi. Un saluto quindi a Giancarlo Falconi. Gianluca, si parlava anche un po' del discorso della sicurezza per la Serie B, qualcosa si dovrà sicuramente fare per lo stadio, però non credo che ci siano grossissimi lavori, mi sembra di aver intuito. Qualcosa bisognerà sicuramente adeguare più che altro alle norme della Serie B. Ma in realtà una prima apertura l'abbiamo avuta la settimana scorsa quando facemmo la richiesta, diciamo, a tutti gli organi competenti per cercare di non, in base all'ordine pubblico, di non avere i tifosi dell'Ascoli. Quindi ci siamo incontrati col prefetto, con il questore, tutti gli altri organi competenti, c'era il gestore dello stadio, Cantagalli, il sindaco. Quindi in realtà si è parlato anche brevemente di ciò che c'è da sistemare. Sarà subito fatto un tavolo tecnico la prossima settimana. Sostanzialmente la parte esterna più importante è sicuramente da dividere il tratto di accesso dei tifosi ospiti nel nostro grande parcheggio, proprio lì all'inizio, una segnaletica diversa, meno ambigua, Qualche tornello forse qualche bisognerà tornello aggiungere. sì, in proporzione sempre poi alla capienza La e successivamente numerazione dei posti, numerazione dei perché posti. adeguando il numero Sì, bisognerà anche adeguare anche. però diciamo, per ordine pubblico diciamo, la parte più importante è proprio quella esterna relativa ai parcheggi. E poi all'interno dello stadio distribuire in una maniera adeguata, secondo le prescrizioni della categoria, tutti gli spazi interni, infermeria, sala antidoping. Eccolo intanto Antonio Valbruni, premiato sabato Quindi allo ci stadio. sono dei lavori da fare e il comune senz'altro metterà a disposizione delle somme, questo l'ha anticipato il sindaco parlando col questore e col prefetto, quindi hanno preso atto che devono intervenire, quindi sicuramente il momento è favorevole, c'è questo entusiasmo e spero che si trasformi in concretezza, come Diciamo posso dire. che sarete in tre a lavorare su questo adeguamento, cioè la Teramo Calcio, il Comune di Teramo e il gestore dello Noi stadio, volentieri Cantagalli. lasciamo al gestore, al comune. Noi Dovete tirare un diciamo attimino che fuori. sicuramente, no, già da oggi abbiamo iniziato ad organizzarci per tutto ciò che riguarda l'interno, i LED, che c'è una metratura diversa, quindi non sono più sufficienti gli 80 metri, ma in Serie B sono obbligatori 150 metri, quindi c'è una luminosità obbligatoria diversa, quindi già abbiamo iniziato a stringere, a concludere certi aspetti.
sono tante piccole cose che per noi sono nuove, che comunque non devono sfuggire, dobbiamo essere attenti, soprattutto... Anche i locali interni dovranno essere adeguati, tipo sala antidoping, sì, infermeria, sì, sala stampa differenziata. Sala stampa, tutto, quindi sono una serie di... situazioni che vanno, sì. Sì, prescrizioni che vanno assolutamente rispettate, degli spazi che vanno assolutamente riadeguati, e quindi inizieremo dalla prossima settimana a cercare di essere pronti a fare queste modifiche. Luganetta, tu ti aspettavi tutta questo attaccamento dei tifosi teramani in questo momento al Teramo Calcio, ovvero la squadra è partita un po' in sordina anche come pubblico, come interesse attorno alla squadra in questo campionato di Lega Pro. Pian piano il pubblico è cresciuto, anche se il vero boom c'è stato nella parte finale, forse quando il pubblico ha avuto veramente consapevolezza della possibilità di vincere questo campionato di Lega Pro, diciamo nella seconda parte del girone di ritorno, diciamo da Reggio Emilia in poi, più o meno indicativamente. Sì, sì, anche un po' prima, no? Sì. Diciamo che la curva tipo, ci ha seguito da inizio campionato, sono venuti in trasferta lunghissima e ci ha dato lo zoccolo duro c'è sempre stato. C'è stato sempre, sì. Ci hanno dato una grandissima mano su questo aspetto. Poi nella metà parte, nella seconda parte di campionato, con la consapevolezza che potevamo raggiungere un obiettivo molto importante, molta gente, abbiamo visto quello che c'era allo stadio. Vedere lo stadio così era qualcosa di indescrivibile e ci dava una carica in più. Diciamo che poi secondo me si sono avvicinati anche molti paesini nella zona vedendo questa situazione. C'è stato un coinvolgimento dell'intera provincia, nella parte finale era diventato un fenomeno anche extraprovinciale, perché noi l'abbiamo constatato anche con le nostre dirette, con le nostre trasmissioni, i messaggi sono cominciati ad arrivare da fuori provincia, dalla provincia di Pescara, provincia dell'Aquila, da Chietino, sì, insomma c'è stato un coinvolgimento anche extraprovinciale. Sì, sì, no, ma... diciamo che siamo anche una squadra molto simpatica, no? Sì. Che poi facciamo un bel calcio anche, e questo ha coinvolto anche moltissima gente. A me ricorda un po', anche si potrebbe anche paragonare un po' la situazione, l'attuale scalata del Teramo, almeno diciamo negli ultimi due anni, alla scalata che fece il Castel di Sangro di Osvaldo Iaconi, perché anche Iaconi portò dalla Serie C2 alla Serie B in due anni il Castel di Sangro, con un coinvolgimento naturalmente extra, nel senso che non era solo del paese, faceva 5.000 anime, insomma, sì. Castel di Sangro è piccolina, e fu coinvolto un po' tutto l'Abruzzo, se ne parlava di questa squadra. Sì. C'erano tifosi, mi ricordo all'epoca, io sono di San Nicolò, che partivano da San Nicolò puntualmente, sembrava una trasferta lunghissima, andavano a vedere tutte le partite in casa, quindi effettivamente fu un fenomeno regionale, preso con una simpatia diversa. È vero pure dire che il Castel di Sangro non ha la storia che ha il Teramo. Certo, quindi anche però anche il Castel di Sangro partì dalla promozione, non era mai stato in Serie B, sì, con i dovuti rapporti. Certo. Sì, sì, però fu un'operazione di simpatia Abruzzo in quel caso, perché mi ricordo tutti parlavano di questo piccolo paesino abruzzese, e fu una cosa che diede, a mio modo di vedere, grossa simpatia alla nostra regione. Certo. Simpatia che non ho ritrovato quando sono andato col Teramo, erano due carabinieri in alcune zone, in promozione. L'allenatore era Ronci, Mario Orta, grandissimo, si può correre un calcio di rigore. Ronci disse: sei un professionista, calcialo fuori, tiralo fuori. E io disse: Ronci, se tiravi tu lo tiravi fuori. Quando uscimmo, una vecchietta di 158 anni mi disse: quel corrigore rubato, avete visto? Io che c'entro? Io ho detto un'altra cosa. Passano due armadi, come il mio amico Gianluca, si mette in mezzo a noi, ma tu come un posto sei capace? La sportività di Castel di Sangro. E vabbè, c'è i pro e i contro, no, di tutte le piazze. Io c'ero, capito? Certo. Tu non c'eri. No. No. Con San Nicolò. Ah no, col Castel di Sangro che c'è lì. No, poi ci passa con San Nicolò. Sono sempre state, sotto un'altra forma. Vannuni, questi momenti in mezzo al campo, la premiazione. Sono momenti bellissimi che innanzitutto diciamo meritavano tanto i giocatori che hanno fatto questo straordinario traguardo. Stiamo vedendo l'ingresso in campo dei protagonisti in campo. È stata una buona idea quella di eventualmente premiare, diciamo, questa scalata che è stata qualcosa di straordinario. Io dico che è stato un risarcimento dovuto a un fallimento che oggi ci stiamo godendo. Però vorrei aprire un appunto dicendo che forse a molti è sfuggito, diciamo, questo, diciamo, traguardo così importante.
siamo stati l'unica squadra che ha vinto il campionato di C1 delle Abruzzesi senza passare per i playoff, direttamente primi. Mi ricordo che nel 40-41 l'Aquila è andata, diciamo, in Serie dopo B dopo uno spareggio con la Fiumana. Il Pescara 40-41 il Teramo arrivò secondo in quel girone. Sì. Pescara e Ravenna arrivarono primi. Il Pescara nel 2002, nel 72-73 con Tom Rosati vinse il campionato, perché la penultima partita il Lecce non si presentò a Siracusa, a Marsala, e praticamente gli fu dato i tre punti, certo, diciamo, con la penalizzazione, e il Pescara è salito. Per quanto riguarda il Pescara stesso, nel 2002, playoff con Martina Franca, Castel di Sangro playoff a Foggia con l'Ascoli, playoff col Verona, il Castel di Sangro playoff con il playoff vittoria ai rigori contro l'Ascoli, e il Lanciano battendo prima il Siracusa e poi il Trapani. Sì. Quindi chi è arrivato veramente primi siamo stati noi, è vero, importante. E ci ha raccontato giustamente di Giuseppe che il Teramo si è risparmiato 750.000 euro arrivando prima, perché la mutualità con la prima divisione che va versata passa da 500 a 750 in caso di vittoria. 750 a 500, quindi versiamo meno cauzione. 250.000 euro l'anno per tre anni, un bel vantaggio. Jessica. Sì, noi ci fermiamo di nuovo per una fascia pubblicitaria, ma torniamo subito dopo con i vostri sms, quindi non andate via. Siamo agli sms da casa, andiamo a leggere insieme il pensiero dei nostri telespettatori. Ancora qualche secondo e li cominciamo a caricare, sono arrivati veramente tanti. Ecco il primo, Jessica. Siamo orgogliosi di Teramo, unica città di provincia in Italia ad avere una squadra in B, una in D e ai playoff. Operiamo con intelligenza, sfruttando ogni possibile reciproca sinergia. Le premesse perché Teramo diventi calcisticamente la regina d'Abruzzo ci sono tutte. Ancora complimenti alla società per quello che sta facendo e a voi giornalisti di Teleponte per la competenza e l'obiettività. Roberto Ne. Grazie a Roberto per i complimenti e naturalmente l'obiettivo credo per il Teramo che sia proprio questo. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Vorrei chiedere a Scacchioli domattina dove va. Forza diavolo. Parto per Madrid. Quindi qualche beato giorno a te. Accade, beato a te. Sempre ma, di calcio. Ma torna, non è che va a lavorare. Io rimarrei andrà a fare il direttore sportivo del Reale o della Juve. Piacerebbe più alla Juve. Lo vedo già vestito in bianco nero, però non so se hai notato l'abbigliamento. È un segnale. Prossimo messaggio. Dirigenza, due acquisti per il prossimo anno. Di Massimo dell'Alba per il futuro che potreste girare al San Nicolò, e per la B Jacopo Dezzi del Crotone che è veramente bravo. Beh, Jacopo Dezzi sono assolutamente d'accordo, me lo ricordo sin dai tempi di Giulianova, l'anno di Bitetto se non sbaglio. E poi tra l'altro un ragazzo proprio teramano, credo, di Roseto. Quando riguarda Di Massimo, un 96 che abbiamo seguito, e a dire il vero avremmo voluto portare in Beretti l'anno passato, e c'è stata una resistenza che, se posso approfittare, la dico adesso proprio con guaglio discorso che abbiamo fatto prima con San Nicolò, non solo con San Nicolò, ma anche con altre società, ci dovrebbe essere una forma di colloquio diversa, diretta e forse semplice. Questo non è accaduto nel caso di Di Massimo, quando mi trovai personalmente a parlare con l'allora presidente, che non so, del Santomero, un ragazzo che stava a Santomero, che più di una volta mostrò delle resistenze, tanto che, snobbando la situazione di Teramo, addirittura disse che l'avrebbe portato il ragazzo a Roma. Io direttamente non parlai con il ragazzo, perché non è il costume di questa società trattare direttamente con i giovani, ma sicuramente feci percepire che ci sarebbe stato un buon interesse nel farlo giocare alla nostra Beretti, perché è un ragazzo che aveva delle qualità dove secondo me bisognava lavorare e lavorare bene. Questo non è accaduto, mi dispiace, il Teramo ha fatto quello che doveva fare, interessarsi, parlare e poi accettare in questo caso. Quindi non è andato a Roma? Beh, no, a Roma giocava al Bari Adria, mi dispiace per il ragazzo perché ha delle potenzialità. Perché ad Alba c'è un pullman che fa Alba, Teramo, Roma. Ha perso la coincidenza. Speriamo, perché poi il calcio è bello, ricordando Scipioni, di Paolo Antonio,
È bello a volte anche ripartire dal basso, non è certo. Facile, quasi mai scontato, anzi sempre scontato il contrario. Un po' corsi e ricorsi storici, Gustavo, da sempre sì. La società di riferimento, il Teramo Calcio, diciamo che ha avuto problematiche nel dialogare con... Scaglione che sta in Serie B, no. Morio Catoramile, non tutti, naturalmente non tutte le società così, con qualche società. È vero pure che forse anche in funzione di questa occasione qui, è vero pure che una colpa la dobbiamo fare noi, quindi dobbiamo avere un modo diverso di approcciare con le società minori, ed è vero pure che qualcosa devi dare in cambio, quindi non bastano certo. Sempre parole gentili. Ci vuole lavoro, ci vuole un settore giovanile adeguato, ci vuole vedere le partite delle categorie inferiori, bisogna avere rispetto anche delle squadre minori e bisogna coinvolgere la società in primis all'interno delle società più piccole. È chiaro che la categoria superiore, la Serie B, accende un faro diverso e quindi questo può sembrare più facile, però forse c'è bisogno di tempo. Andiamo avanti con i messaggi. Buonasera a tutti, volevo segnalare che l'audio dello stadio ha lasciato molto a desiderare. La dichiarazione di La Padula non si è sentita perlomeno nelle curve, non è la prima volta e non è stata una bella figura. Paolo J. Miglioreremo anche questo allora per non è problema, ma anche quello, perché la festa l'abbiamo fatto solo in occasione della partita con l'Ascoli, certo. Effettivamente è stata una sorpresa fastidiosa anche per noi. Andiamo avanti con i messaggi. Volevo avvertire tutti gli abitanti della costa, tranquilli, siete su scherzi a parte. Andiamo avanti con i messaggi. Scherzosi. A seguito della conquista della B, eccezionalmente sarebbe bello dare la possibilità, almeno per le partite interne, a chi sbagliando ha ricevuto dei DASPO, di essere allo stadio. Sarebbe dare una possibilità per rifarsi a chi ha fatto errori. La B è di tutti, chi può faccia qualcosa. Alfredo N. Un saluto ad Alfredo Napolitani, credo che però ci siano delle regole ben specifiche in questo campo e non credo che ci possano essere delle deroghe di questo tipo. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Un altro anno il difensore Stefano Migliore dello Spezia farebbe al caso vostro. Si è aperto il calciomercato questa sera. Iniziamo a parlare di mercato. Dobbiamo partire. E adesso cominciamo a mandare tutti i giocatori della provincia. Spero che sia un problema serio del direttore sportivo. No. Quindi, ma quel già c'ha l'elenco della Spezia. Sì, questo è vero. Andiamo avanti. Qualcosa scritto pure su Facebook. Un'idea di squadra, c'è. Lo vedi? Sai dove l'ha scritto? Poi te lo dico io. Sai quei fogliettini lì al bar che c'ha lui là? No. Quel bar sta scritto benvenuto, bar Roseto, come si chiama? Bar Azzurro. Di Giuseppe non scrive. Non scrive. Parla, scrive ogni tanto. Seguilo su Facebook e saprai tante cose. Un ringraziamento a Valbruni. Un ringraziamento a mister Valbruni per la sua ottima rubrica L'avversario. Vi preannuncio che questa sera la vedremo per l'ultima volta in questa annata, poi lo ritroveremo sicuramente l'anno prossimo con la possibilità proprio di presentare le avversarie, nuove avversarie del Teramo del campionato di Serie B. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Forza Canzano. Ed ancora? Aia. Qui è un po' più complicato, però ci possiamo provare, ci proviamo, ti aiuto io. Se mi dicessero di descriverti con tre parole direi senza esitazione passione, professionalità ed umiltà. E sono esattamente queste le qualità che hanno ripagato i tuoi sacrifici e ti hanno portato a realizzare il sogno della Serie B. Purtroppo quando si arriva ad un obiettivo così grande sembra che il merito sia di tutti, ma io so che non è così. Perché il lavoro che tu hai fatto anche dal punto di vista dei rapporti tra le persone è stato impagabile e stasera voglio dirlo anche in TV che io, Angelica e Cristian siamo davvero orgogliosi di te. Questa è mia moglie. Non piangere, no, ti vedo piangere, è una dichiarazione simile a quella di La Padula, nello stesso livello. Io manca la vista, non riuscivo a capire bene, l'ho iniziato a intuire perché ho detto spesso mi fa piacere che mia moglie pensi questo. Ma chiaramente parla la moglie, quindi è chiaro che esalta un po' forse la situazione, ma io ringrazio per questo. Andiamo avanti con i messaggi. Bruga, sei rimasto nel cuore dei catanesi, pensi sia possibile un tuo ritorno a Catania, tifoso rosso-azzurro? Ti seguono anche i tuoi ex tifosi? No, io sto benissimo qua, fin quando non mi mandano loro. E qua rimango, grande. Ed ancora... qualche secondo, eccolo qui. Tutti a Salerno, sezione maleducati. Ecco, questo messaggio mi dà la possibilità di ricordare
che per quanto riguarda la Supercoppa, al di là del risultato della sfida tra Novara e Salernitana, le altre due partite il Teramo le giocherà sicuramente a Salerno e sicuramente in casa con il Novara. Bisognerà vedere l'ordine, se il mercoledì e il sabato in maniera opposta. Andiamo avanti con i messaggi. Un sogno è diventato realtà, grazie per la grandissima emozione che ci avete regalato. Forza Magico Diavolo, sempre Alessia. Ed ancora? Ma è possibile che non si possono portare più i tamburi in curva? Guardare qualche vecchio filmato, sono la colonna sonora insieme alla Est. Forza Magico Teramo. Guardando qualche vecchio filmato non si sentivano solo i tamburi, ma si vedevano anche i fumogeni e tante altre cose che purtroppo non è possibile più proporre. Andiamo avanti. Buonasera, volevo fare i complimenti al Teramo per la promozione in Serie B. Volevo salutare e un abbraccio al mio amico Simone. Ancora? Oltre all'abbonamento ci sarà anche il prossimo anno il voucher, carnet? Avete già cominciato a valutare qualcosa? Abbiamo fatto un'idea sugli abbonamenti, del voucher non abbiamo parlato. Vediamo che tipo di complicazione può portare quest'anno. L'anno passato è andato bene, ma forse... diciamo, forse non lo riproporremo. Non ti chiedo eventuali prezzi, però il presidente Campitelli ieri sera ha annunciato che saranno sicuramente prezzi bassi, probabilmente i più bassi della Serie B, così come quest'anno sono stati più bassi della Lega Pro. Senz'altro, la considerazione principale che abbiamo fatto è stata proprio questa, cioè nel senso che chiaramente abbiamo tutti gli abbonamenti delle società di Serie B dell'anno passato che noi prenderemo come riferimento e da lì sicuramente guarderemo verso il basso. Anche perché è importante adesso fidelizzare questo zoccolo duro che prima era di 1.000-1.500 persone, adesso è diventato di 8.000-9.000 persone. Non approfitteremo, non l'abbiamo fatto quest'anno e sicuramente l'indicazione del Presidente non sarà neanche l'anno successivo. Ovviamente la categoria della Serie B non possiamo proporre i prezzi di quest'anno 5 euro in curva, ma sicuramente da qui ad alzarli in una maniera stratosferica non sarà. Noi io cercheremo so quest'anno che in tanti campi di Serie D, quindi una categoria sotto al Teramo, la curva costava 10 euro. Sì. Ma questo è stato un ringraziamento non alla fine, all'inizio dell'anno, perché sin da, perlomeno io parlo degli ultimi due anni, i tifosi in primis, devo dire, della curva, soprattutto l'anno scorso, li ringrazio dal periodo da gennaio fino a maggio, quando il Teramo ha avuto un percorso particolarmente esaltante. Sono stati sempre presenti, sono venuti anche all'interno dello stadio durante le giornate di allenamento e non hanno fatto altro che infondere fiducia. Quindi, come penso questo, lo dicevo prima, una vittoria ha sempre basi e radici diverse ed è necessario il pubblico. E queste radici il Teramo le ha da tempo, però nel caso nostro, nella gestione di Vivarini, quindi l'anno scorso, nel momento più difficile sono stati presenti, quindi non poter pensare di fare una campagna abbonamenti esaltante economicamente o fare un biglietto superiore a 5 euro sarebbe stato, dal mio punto di vista e soprattutto quello del Presidente, sbagliato, e così abbiamo fatto all'inizio di quest'anno. Leggiamo qualche altro messaggio. Sì, finalmente il sogno si è avverato, grazie mille Presidente, grazie mille a tutti, ora la Serie B senza paura, godiamocela e magari sogniamo ancora, sperando che i due bomber rimangano con noi e che il mister e il DS restano per farci sognare ancora. Grazie ragazzi, una gioia immensa. Ed ancora, prossimo messaggio, mentre abbiamo visto proprio entrare Leo in campo. Bisognava crederci, forza Teramo. Ed ancora, ora c'è l'ingresso di Fibini. Buonasera a tutti, un abbraccio e un ringraziamento a Brugaletta. Tutti se lo meritano, Tonino, durante tutta la stagione per questioni scaramantiche. Mi sono visto costretto a sottoporgli sempre la stessa domanda. Niente di personale, solo grande affetto e stima. Tony, ma l'anno prossimo ci salviamo. È tornato. Adesso ti ha specificato che era scaramantico, grande stima e grande affetto. Mi fa piacere perché evidentemente mi voleva bene ed era solo un scaramantico. La cosa è riuscita, la deve riproporre. L'anno prossimo ricominceremo con questo messaggio. Anche se sarà molto difficile, speriamo che possiamo fare 24 risultati utili consecutivi come quest'anno e arrivare alla salvezza, perché certo, sappiamo tutti che incominciamo a dare già, siccome lui lo voleva sapere, ci vogliono 48 punti, quindi... Già cominciare a fare i calcoli per la prossima. Lo voleva sapere, così lo diciamo prima. Andiamo avanti con i messaggi. Ecco il presidente Campitelli intanto. Grazie mille ad Aldo Cimini, figlio del nostro fantastico vicepresidente Ercole. Loro sono più teramani di molti teramani. Caro Aldo, hai reso mio figlio Lorenzo ultra felice. Saluto Gianluca Scacchioli e, come ho già fatto privatamente, lo ringrazio per il lavoro eccezionale svolto. Bruno Graziani. Grazie Bruno. Ti saluta Bruno Graziani. Grazie tanto. Prossimo messaggio. Qui vediamo, qui già siamo nel post gara, qui cominciamo a vedere il pullman che parte.
Devo organizzare le vacanze con la mia famiglia. Ieri sera ho sentito a Game Over che Campitelli vuole cambiare la sede del ritiro. Voglio sapere dove e quando, per piacere aiutatemi a vivere la Serie B sin dal primo giorno, un tifoso. Presidente Campitelli ieri sera ha detto che preferirebbe non allontanarsi tanto dalla città di Teramo quest'anno in estate, magari provare verso Rivisondoli, Roccaraso, sì, qui in Abruzzo, e trovare una soluzione vicina. Concentrarci in Abruzzo ed è la prima... La prima scelta. L'anno scorso, a dire il vero, siamo stati bene in Trentino, chiaramente qualche disagio, anche perché non eravamo abituati, è un viaggio, quindi ovviamente... Anche se poi le serie del nord hanno più possibilità di svolgere amichevole, anche con categorie, con le squadre di stessa categoria. Ci siamo organizzati bene, per esempio, dico una cosa, mi viene in mente così, un giocatore nuovo arrivava direttamente in ritiro per la visita medica, obbligatoria ovviamente, magari non era... provvisto e subito lì c'erano dei centri adeguati, ti organizzavi col medico, quindi prima di fargli fare l'allenamento. Ci sono strutture, hanno già la cultura del ritiro, c'era il Napoli vicino, lì a Di Maro, c'era il Torino, c'era, insomma, quindi sono preparati a questo e quindi ci sono tanti disagi che in altre strutture magari si verificano, lì sono pronti. È vero che c'è una distanza importante per noi. Però questo nell'ottica di restare vicini ai tifosi, così come volete fare con il discorso degli abbonamenti, ci potrebbe essere questa soluzione proprio di restare qui in Abruzzo. Sì, la stiamo valutando in maniera seria, quindi la prossima settimana credo che riusciremo a definire. Andiamo avanti con i messaggi. Qui intanto le immagini di festa, Brugaretta, belle immagini, insomma. Bellissime, emozionanti. Tu eri scatenato lì sul pullman. Sì. Chi erano i più scatenati? Tonti, ma... l'abbiamo visto già dal sabato del post Savona, molto scatenato. Ma un po' tutti, eravamo su di giri. No? Ma è giusto essere giusto in queste così, circostanze. Anche Tonti era su di giri. Andiamo avanti. Bruga, sei troppo forte, giovane dalle belle promesse. Il prossimo anno rimani con noi, vero? Io spero di rimanere, allora. La scelta, la decisione, anzi. Prossimo messaggio. Spero che fate qualcosa sul settore giovanile, nel senso che non lo trascurate. E qualche puntata fa ne parlò proprio Cimini in Game Over, ospite di Luigi Aurelio Pomante, mi sembra di ricordare, e disse che sicuramente, insomma, qualcosa di meglio, una riorganizzata, diciamo, del settore giovanile per... Con l'Acquaviva, no? Anche perché, esatto, c'era il punto favorevole di avere adesso un campo a disposizione e poterci lavorare. Sì, era quello che era mancato prima. Lo spogliatoio da terminare, quindi in settimana, siccome abbiamo fatto il progetto noi, anzi ringrazio pubblicamente l'ingegner Martegiani che per nostro conto ha svolto, devo dire, gratuitamente tutto ciò che c'era da svolgere. Adesso protocolleremo la richiesta per la concessione, quindi la gestione dell'Acquaviva e del Palabing, e vediamo che tipo di problematiche ci sono ancora a livello strutturale, ci assumeremo noi dei costi. Però credo che un settore giovanile senza struttura non possa procedere avanti in maniera importante. L'intenzione è quella di farlo a questo punto in maniera dignitosa, perché la categoria è fondamentale. La primavera è giovanile, giovanissimi allievi, da A a B, insomma, rischieremo di fare brutte figure e senz'altro c'è la volontà di non farlo. Ci stiamo già attivando per comporre delle rose in maniera importante, però è vero pure che forse un po' di ritardo c'è, ma speriamo di recuperarlo. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Buonasera, tramite Scacchioli, il DS di Giuseppe, volevo pregare i ragazzi di rimanere tutti, ma proprio tutti, anche chi ha trovato poco spazio quest'anno, per non smembrare un'ossatura che, come Lanciano e Carpi nel loro primo anno, che hanno fatto molto bene. Firmerei per 4-5 anni in B come Lanciano, Antonio. Prima del prossimo messaggio stavo vedendo queste immagini. La bellezza di questo viaggio col pullman è che a ogni bar usciva il titolare con la bottiglia e la consegnava a Campitelli. Questo da aprire. San Nicolò. Il bar centrale, sì, è vero. Andiamo avanti. Buonasera, Forza Teramo. Sono l'unico albanese che fa il tifo da 24 anni per il Teramo. Un saluto a Mr. Valbruni, che ho incontrato sabato allo stadio. Forza Teramo B. Un saluto al telespettatore. Andiamo avanti. L'amico di Mirtano. Ah, ecco. Prossima. Buonasera a tutti, adesso bisogna fare solo una cosa: se vogliamo essere una tifoseria di livello si deve essere pronti al coinvolgimento di tutti i tifosi, anche gli occasionali. Il Teramo è di tutti, di tutta la città e di tutta la provincia. Un piccolo sforzo e non vedremo nessuno. Gabriele Sturba. Giusta riflessione quella di Gabriele Sturba, che salutiamo. Andiamo avanti. Grazie a tutti. Volevo ricordare a Gianluca, l'APA hai fatto una promessa davanti a più di 8.000 tifosi, non scordarli, anzi adesso ogni tanto ricordaglielo, Mauro e Ricky. Beh, è una bella dichiarazione di fronte a 9.000 persone, insomma. Un bel impegno. Eh sì, è un bel impegno.
Siamo avanti. Sabato eravamo in 8.300 spettatori, che dite arriveremo a 4.000 la prima in Serie B? Ma la prima in Serie B altro che 4.000. Speriamo di più. Molti di più. Speriamo proprio di più. Io direi che si dovrebbe ripartire da dove ci si è lasciati, cioè dalla partita con l'Ascoli, insomma. Sì, quello perché, insomma, il debutto in B poi è una partita storica, quindi. Assolutamente. Andiamo avanti con i messaggi. Vorrei fare tanti complimenti ai tifosi teramani, soprattutto a Tiziano e Gabriella, che sono stati sempre presenti. Ancora? Sono un tifoso teramano e vedere Brugaletta in campo mi ha fatto tanto emozionare. Il prossimo anno spero abbia tanto spazio, perché è un giovane che può regalare tante soddisfazioni alla nostra piazza e su cui si può puntare per la Serie B. I complimenti di un telespettatore. Grazie tanto. Sì. Andiamo avanti. Grandissimo diavolo, ora onoriamo la Supercoppa, specie a Salerno. Per la Serie B non importa chi rimane, allenatori, giocatori, dirigenti. L'importante è che la città e i teramani riempiono lo stadio e sostengano la squadra con il cuore. Quota abbonati a 3.500 fattibile, brividi a pensare partita contro il Livorno, il Cagliari, il Catania, il Bologna, Zeman a Teramo, sarebbe stupendo. 41, Cristo. Io non vorrei sbagliare, ma la quota abbonati per esempio del Lanciano è intorno ai 3.000 abbonati. 1.700 quest'anno. 1.700, se non sbaglio, 1.700. Sì. Nei primi anni era un po' più alto. Ma già è un numero importante, certo, dico, voglio infatti. Dire, non è poco. 1.700 erano gli spettatori a Teramo fino a 5-6 mesi fa, insomma. Quindi 1.700 abbonati per una piazza come Lanciano è assolutamente positivo. Andiamo avanti. Ecco qui le altre bottiglie di passaggio, altri festeggiamenti. Ma Campitelli quindi non conta nulla, solo Di Giuseppe ci ha portato in B. Questo ho capito io dal discorso del signor Bruno. Non mi pare un'analisi obiettiva. Grande Teramo in B, il resto è vanità. Gustavo. Il resto è vanità. Andiamo avanti allora. Prima di essere dei giocatori siete stati dei grandi uomini, per questo non vi finiamo mai di ringraziare. Grazie, 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 siete un grande gruppo e, come direbbe Vincenzo Ranalli, per questo siamo in Serie B. Ed ancora. Bravo Brugaletta, ragazzo bravo e sempre pronto, quando sei stato chiamato dentro il campo, mostrando di essere un ottimo difensore, grazie. Sono attaccati a te, tifosi del Teramo. Ti ringrazio. Sono piaciute le tue prestazioni in campo, insomma, ci tengono a te e alla tua presenza per l'anno prossimo, insomma, qui a Teramo. Ed ancora, Gianluca numero uno. Scacchioli numero uno. Tra amici e famiglia mi sono blindato stasera, quindi grazie, grazie tanto. Siamo in B, grazie presidente, tutta Teramo sogna, ma per continuare a sognare e fare bene, il prossimo anno bisogna tenere anche Brugaletta. Ha giocato poco, ma quando è stato chiamato in causa ha dato il massimo sudando la maglia, non facciamolo scappare, Brugaletta in B con noi. Ed ancora. Complimenti al Teramo che con la sua vittoria ha completamente svegliato tutta la nostra provincia. Essendo di Montorio devo ammettere che negli anni della promozione e dell'eccellenza il Teramo non mi era molto simpatico, ma ora non posso non essere felice per ciò che la squadra biancorossa è riuscita a fare. E questo è un altro risultato importante raggiunto in questa stagione. Andiamo avanti. Avrebbero mai lasciato portare a termine questa cavalcata se Teramo non fosse stata dotata di un impianto come il tanto vituperato nuovo stadio? Anche il Bonolis ha avuto un suo ruolo, Gabriele Sturba. Sono d'accordo. Pure io. Eh sì, andiamo avanti. È la vendetta dello stadio che si è presa. Questo stadio è stato sputtanato, ne parlato male, inaugurato dai fratelli Paoloni, non si trovava una squadra che facesse il triangolare, pareggiammo col Viareggio e retrocedemmo. Dove va sto stadio? Lì ci fa freddo, ci vuole la macchina per andare giù. La vendetta se l'è fatta, 12.000 persone. Al vecchio comunale dove le mettevate? Impensabile. Oddio, in tempi antichi, intorno ai 6-7.000, stipati come sardine, però si era riusciti a metterci. Con le regole di adesso no. La sua degna figura, anche dal punto di vista ottico, è stato uno spettacolo meraviglioso. E lì si è vista la potenzialità dello stadio. Andiamo avanti. Non si vede una volta Vivarini. Non si vede una volta Vivarini. Non c'è. È vero. Davanti, stavamo insieme. Davanti? Davanti, davanti nascosti. No, ho letto che uno che non disdegna le televisioni è un tipo così. Però a te te voleva, no. No, ricordiamolo, no. Che qua era uno scambio di bugilato lì. No, diciamolo. Guarda, scherzo, allora, ti prometto che se riuscissimo ad averlo qui in una delle prossime puntate, sì. Vivarini, faremo rivedere un pezzettino di quello che è successo a Cavrano, però poi subito dopo un pezzettino dei baci e abbracci qui in studio, insomma. Anche quello fa parte della storia del Teramo. Andiamo avanti. Si capite, Serie B? Ed ancora?
Grande Simone Brugaletta, complimenti per come hai giocato, specie il secondo tempo, ci darà grande soddisfazione. Anche in B, Forza Teramo, Marco 90. E ancora? Si può donare il 5 per 1000 al Teramo? Magari. Società dilettantistiche sono società, sì, esatto. No, società prestatistiche no. Esatto, andiamo avanti. Il prossimo anno andiamo tutti a fare l'abbonamento, dobbiamo aiutare il più possibile questa grande società che in soli 7 anni dall'inferno ci ha portato in paradiso, capito cari tifosi occasionali? Ancora. Mi raccomando, adesso fate il tifo per la Reggiana, immagino se non sia mai vinciamo i playoff, per voi è un dispiacere. Tanto se ho già intuito da dove può arrivare questo messaggio, vai avanti Jessica. Tanto se vinciamo una partita è perché ci regalano i rigori, è perché ci fanno segnare all'ultimo secondo, invece voi vincete perché siete troppo forti, ma cercate di essere un po' umili e smettetela di insultarci, se non era per la mia squadra, voi non sapevate che cos'era la Serie A, vedi era di Rozzi, forza Ascoli, Mariano Tortore Toledo, dal Val Vibrata Bianconera. Allora, salutiamo Mariano di Tortoreto, l'umiltà credo che sia stata la priorità di questa società, altrimenti non avrebbe ottenuto i risultati. Ma d'altra per parte... quanto riguarda gli insulti, non credo che ci siano stati tesserati del Teramo che abbiano insultato tesserati dell'Ascoli, no. Anzi forse qualche dichiarazione fuori posto è giunta più da parte bianconera che da quest'altra parte nell'arco dell'annata. Per il resto, ripeto, questa è una televisione teramana, è giusto raccontare nella maniera più obiettiva quello che è successo in questo campionato, però in una trasmissione che si chiama Biancorossi è anche giusto narrare tutto quello che è riuscito a fare il Teramo e sono tutte cose positive. Chi lo può mettere in dubbio? Ma d'altra parte anche Perez e Grassi hanno dichiarato, hanno chiesto al tecnico di non giocare a Teramo perché gli dava fastidio vedere gioie teramane. Io per esempio ricordo anche una promozione in Serie D del Teramo con l'Ancona schierata all'ingresso degli spogliatoi ad omaggiare la squadra più forte del campionato, però, cosa che non mi sembra di aver visto sabato scorso, però sono delle scelte rispettabilissime, non era obbligatorio l'Ancona farlo. L'Ancona si è ripetuto ad Ascoli, al gol del secondo gol del Savona del Teramo hanno gioito. Andiamo avanti. Vediamo se c'è qualche altro messaggio perché siamo in ritardo. La promozione del Teramo può e deve essere di sprono per tutte le squadre della provincia, a partire dalla bella realtà del San Nicolò, per finire con i cugini giuliesi. È un treno importante per tutti. Insieme si cresce sportivamente con raziocinio senza pazzie. Grazie. Bel messaggio. Grazie al nostro telespettatore o telespettatrice perché è un bel messaggio. Io non me ne scordo quando nel 2008 il Teramo fallì. Alcuni tifosi e dirigenti del basket brindo. Vabbè, acqua passata e soprattutto il messaggio che è già arrivato ieri è stato commentato ieri in Game Over. Andiamo avanti. Mi segnalano un'altra decina di messaggi. Ok, poi ci fermiamo però perché altrimenti è impossibile leggerli. Però io leggo già 3-4 volte Jessica in questo messaggio, sparso lì tra le varie righe. Andiamo, leggi Jessica. Il mio SMS per Jessica non manca mai, lunedì scorso non è stato trasmesso. Complimenti alla trasmissione, al conduttore e al Teramo promosso in B. Ma Jessica è da Serie A, molto più bella dell'amico di Sky, sei unica dal tuo solito ammiratore. Grazie. Grazie al telespettatore che ci segue sempre. Forse la scorsa settimana non è stato trasmesso perché la scorsa settimana tantissime. Sono arrivati oltre 200 messaggi. Impossibile mandarli tutti. Andiamo avanti. Buonasera a tutti gli ospiti in studio, grande Teramo, grande presidente, per la gestione del settore giovanile cosa è stato deciso? Grazie. Ne abbiamo già parlato, ed ancora? Grande Teramo, un grandissimo risultato ottenuto dopo 102 anni, grande presidente, ora affrontiamo questa Serie B alla grande, un saluto al grande Scacchioli, Moreno Rocchi. Un saluto. Grazie, ciao Moreno. Buonasera, grazie per la promozione in Serie B. Volevo chiedere per quanto riguarda il settore giovanile, il prossimo anno ci sarà qualche novità e cambiamenti? Grazie. C'è tanto interesse da questo settore giovanile. È bello che ci sia interesse. Ed è anche importante, insomma, perché effettivamente è ora di dare un segnale importante. Ancora? Grazie al Teramo e al presidente che hanno donato a tutti gli amanti del calcio un grandissimo successo. Una domanda a Scacchioli: a De Giri avete fatto il contratto oppure andrà via? De Giglio è un 96, quindi nel caso dovesse rimanere quest'anno ha fatto un precontratto per l'anno successivo. Quindi... Tra l'altro, se non ricordo male, in Serie B c'è il discorso delle liste bloccate, cioè 20 giocatori over e poi gli under in quantità. Esatto. Quindi per quanto riguarda gli under non c'è problema, no. Però poi gli over 20 ne possono essere, 20 non di più. Bloccati, sì. Andiamo avanti. Grande Brugaletta, la tua professionalità e umiltà ti porterà lontano. Simone, orgoglio degli ultra. Complimenti quindi per Simone Brugaletta. Ancora?
Grazie alla squadra e al presidente che hanno donato a tutti gli amanti del calcio un grandissimo spettacolo. Io e mia moglie saremo allo stadio l'anno prossimo, spero che facciano lo stesso i teramani, non mollando la squadra alle sconfitte che purtroppo in un campionato cadetto così difficile arriveranno spesso. Forza Teramo, diavolo! Ancora? Solo giocatori motivati, chi non ha stimoli o programmi diversi deve andare via. Questa è una riflessione giusta, ma credo che i giocatori quest'anno erano tutti motivati, altrimenti non avremmo raggiunto questo risultato. Simone Brugaletta, facci volare in A, adesso in B ti vogliamo titolare. Ed ancora? Brugaletta A, con gioco dalla B alla A. Una partenza e una nella finale, bello questo gioco insomma. Grande orgoglio del Teramo, sempre pronto al momento giusto, la B ti attende a braccia aperte per consacrarti. Vediamo il prossimo messaggio. Avercene belli, bravi e romantici come la Padula, tifose teramane. Concordo. Andiamo a leggere l'ultimo messaggio, poi tra l'altro rivedremo, già abbiamo visto il volo del falco, qualche foto e vedremo anche qualche immagine tra poco. Forza Teramo, grazie per questo sogno che ci avete regalato, ora teniamo i bomber di Giuseppe Vivarini e speriamo anche in un miracolo, Jacopo. Bene, fermiamoci qui con i messaggi perché ne sono arrivati veramente tantissimi quest'oggi, già siamo in forte ritardo, andiamo in ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario. Bene, andiamo a vedere cosa è successo nella storia del Teramo nella giornata odierna. Sì, appunto, leggiamo l'almanacco biancorosso per il giorno 11 maggio e partiamo con le partite disputate dal Teramo in questa giornata. 1941 Chieti Teramo 2-2 con doppietta di Rodomonti per il Teramo, 1958 Teramo Andria 4-1 con Di Nicola che segna una doppietta, Morandi e Mupo Primo. 1969 Teramo Bussi 3-1, doppietta di De Santis e gol di Valloni. 1970 Riccione Teramo 1-0, 1975 Teramo Carpi 1-0 con gol di Chiodi, 1980 Livorno Teramo 0-0, 1986 Teramo Isernia 0-0, 1997 Teramo Casertana 1-0 con gol di Terzaroli e nel 2003 Lanciano Teramo 2-1 con gol per il Teramo di Cavalli. Mentre i calciatori del Teramo nati l'11 maggio abbiamo nel 1961 Antonio Infante che è nato a Vietri sul Mare in provincia di Salerno, difensore, ha giocato a Teramo nella stagione 81-82 collezionando 12 presenze, mentre nel 1982 nasce Davide Matteini a Livorno, attaccante, ha giocato nel Teramo nel 2003-2004 con 12 presenze e 4 reti all'attivo. E ringraziamo per i dati appena letti Maurizio Boffi del gruppo Facebook Teramo Calcio Story. Eccoli qui i giocatori citati, Davide Matteini, Antonio Infante e Stefano Chiodi in azione in basso. Ed ora ci andiamo a vedere una clip di un minuto e mezzo, siamo riusciti in qualche modo a trovare proprio il servizio che domenica sera è andato in onda sulla Domenica Sportiva, la famosa trasmissione della RAI dedicato proprio alla vittoria del campionato del Teramo. Le immagini non sono delle migliori, siamo riusciti però insomma ad avere questo breve filmato proprio per andare a vedere come è stato proprio presentato l'ingresso del Teramo nella serie cadetta. Il suo gol più bello, Gianluca La Padula, 21 reti quest'anno con la maglia del Teramo, lo ha realizzato prima dell'inizio della gara con l'Ascoli. Davanti a oltre 8.000 testimoni, l'attaccante torinese, con tanto di anello in bella mostra, ha chiesto in ginocchio la mano della compagna. La proposta di matrimonio, immortalata da fotografi e telecamere, ha ricevuto il sì commosso della bella Alessia, emozionata e sorpresa. Tutto questo nel bel mezzo della festa per la storica promozione in B degli abruzzesi, la prima in 102 anni di vita. Giornata indimenticabile per la Padula e giornata indimenticabile per il presidente Luciano Campitelli, artefice della rinascita biancorossa. Dopo il fallimento del 2008, con lui alla guida della società, il Teramo ha centrato 5 promozioni in 7 anni. Ironia del calendario, i diavoli di Vivarini hanno potuto festeggiare la stagione trionfale chiudendo al Gaetano Bonolis contro la principale antagonista del girone B, l'Ascoli di Mario Petrone, che per 20 giornate è stato in vetta alla classifica fino al sorpasso del Teramo al 31esimo turno. Per la cronaca, la gara è terminata 2-2, doppio vantaggio bianconero con Berrettoni e Tripoli, doppia risposta di Alfredo Donnarumma, che sale così a quota 23 reti e staccando proprio la Padula con il quale forma la coppia più prolifica dei tornei professionistici, 44 gol in due, conquista in solitudine il titolo di capocannoniere della Lega Pro. Unico neo, il rigore sbagliato dalla Padula, che nel giorno di
festa gli ha impedito di avere anche un gol da dedicare alla sua Alessia. E così la Rai ha salutato proprio l'ingresso nella serie cadetta della Teramo. Lunedì scorso vi abbiamo fatto vedere proprio il servizio di Sky dopo la vittoria di Savona. Insomma, si comincia a parlare di televisioni nazionali proprio intorno a questo Teramo. Vi faccio vedere una foto perché parliamo di un sito importante, parliamo della pagina Facebook, anzi della Serie A Team, ufficiale proprio della Serie A. Guardate che bella foto, la foto del giorno di oggi. Foto del giorno, viene da Teramo dove il bomber La Padula chiede la mano alla fidanzata presente sugli spazi. Alti gremiti da 10.000 tifosi nel giorno della festa del Teramo Calcio per la prima storica promozione in Serie B. Il calcio è di chi lo ama, con Gianluca La Padula. Insomma, è un gesto che è stato visto oramai e conosciuto, insomma, in tutta Italia con i vari siti proprio che hanno riportato queste. Quello che è successo proprio a Teramo in positivo proprio contro l'Ascoli. Ultima pagina da farvi vedere, le congratulazioni della Panini, perché il Teramo l'anno prossimo avrà i suoi giocatori nelle foto delle figurine Panini. Congratulazioni, benvenuti in Serie B, Novara, Salernitana e Teramo. E insomma, continuano anche i momenti, gli attestati di stima proprio a questa società, insomma, per la promozione conquistata sul campo. Ora siamo al momento dell'ultima rubrica della settimana, no? Sì. Cioè di questa puntata, ma anche della stagione. Della stessa stagione, questa qui che andremo a seguire. Sì, torna il nostro mister Antonio Valbruni con la sua lavagna nella rubrica L'avversario, che ci presenta Novara e Salernitana. Sia Novara che Salernitana, come sapete, hanno vinto i campionati di Girone A e Girone C. Il Novara 74 punti, la Salernitana 80 punti. Le spieghiamo tutti e due perché è, diciamo, l'ultima puntata che spieghiamo, diciamo, per quanto riguarda queste squadre. L'allenatore del Novara è Toscano, che ha già vinto 4 campionati. Panchina d'oro in prima divisione con la vittoria con la Ternana, già ha vinto il campionato corrente col Cosenza, un allenatore esperto che pratica il 3-4-3, quindi in porta Tozzo del settore giovanile della Sampdoria, ha già giocato anche con Latina in B. I tre difensori dietro sono Martinelli, sempre col Cittadella, un 88, molto esperto. Gavazzi, sempre un 88, già col Como e 5 anni a Rende. A sinistra c'è Bergamelli con l'Albino Leffe in B e con la Regina in B. Poi i 4 di centrocampo sono Dickman, che è un giovane molto interessante, proviene dal settore giovanile del Novara, il tecnico toscano gli ha dato tanta fiducia. Poi c'è Faragò, che ha fatto già 4 anni in B col Novara, addirittura 69 gare, diciamo, in B con Novara. Pesce, che è un interditore, un uomo ovunque, già con il Latina, con l'Ascoli in B, è un giocatore molto esperto, non molla mai, questo è un giocatore da tenere in grossa considerazione. Poi c'è Garofalo a sinistra, già col Siena, con il Grosseto in B, col Torino in B e col Modena in B, 338 partite da professionista Garofalo. Poi i tre davanti sono tre giocatori importanti, iniziamo da Gonzales, che già ha giocato con il Siena in A, già col Novara l'anno della promozione 39 partite, 14 gol, e l'anno prima 37 partite, 15 gol. È un argentino molto rapido, quest'anno ha già fatto 15 gol nel campionato del Girone A. Poi c'è Evacuo, vi ricordate Evacuo, che già si parlava che dovesse venire a Teramo, ha esordito con la Lazio 2 partite, quest'anno ha realizzato 14 gol, ha tanti campionati, 357 partite da professionista con 153 gol, un attaccante fisicamente molto alto, molto esperto. E c'è Corazza, che è del settore, è della Sampdoria. Domenica al 54esimo ha realizzato il gol più importante che gli ha consentito di salire di categoria con il Lumezzane. Quest'anno
diciamo, ha già giocato con l'Alto Adige. Questo per quanto riguarda il Novara, una squadra abbastanza fastidiosa, sapete tutti che è stata penalizzata anche di 8 punti, poi portati a 5, nonostante tutto è riuscita a vincere il campionato. Passando alla Salernitana, l'allenatore Menichini, sapete benissimo che è stato il secondo per tanti anni di Mazzone, un allievo di Mazzone col Napoli, col Brescia, con la Roma, e quindi ha già allenato anche l'Ancona, il Livorno e il Crotone. Questa è una squadra dove ha giocatori molto avanti con l'età. Forse, diciamo, queste partite notturne forse le favoriscono un pochino, almeno c'è un po' di fresco. Portiere Gori, un 80, con la Nocerina e l'Ancona in B, e ha giocato 5 anni a Benevento. Loro praticano il 4-2-3-1, quindi 4 dietro c'è Colombo. Colombo è la freccia rossa, spinge molto, sa crossare e già ha realizzato pure 3 gol. Un giocatore fortissimo. Già con l'Udinese in A, col Torino e col Novara in B. Questi sono tutti giocatori che hanno un passato importante. D'altra parte 80 punti con un campionato, sapete benissimo, col Benevento, Juve Stabia, Matera, squadre di un certo livello. Poi c'è Tuia che ha fatto già l'esordio con la Lazio e gioca da 3 anni che è a Salerno, esordio in A con la Lazio. Poi c'è Lanzaro, uno stopper fortissimo, difficile da superare, è un 82, col Parma è stato già con la Roma, esordito pure in Serie A, col Verona, con l'Empoli, con la Juve Stabia, 331 gare da professionista. I due di centrocampo, diciamo davanti alla difesa, sapete tutti, c'è il nostro Favasuli, che conosciamo tutti, già con l'Ascoli, col Pisa, molto esperto, tecnica d'utilità in campo. Poi c'è Moro, un regista eccezionale, favoloso, su Cogliani, un 82, però sapete tutti che già ha già campionato 406 gare da professionista, è stato con l'Empoli 4 campionati di Serie A, è stato con il Livorno in A, quindi un regista importantissimo. Diciamo, poi davanti ci abbiamo, diciamo, Perulli, che è un 83, già cioè con ad Ascoli 3 anni, già anche col Pescara e col Vicenza. C'è Negro che ha realizzato 10 gol, un giocatore discreto, molto importante, c'è, già con Latina e con Nocerina, e con la Nocerina in B. Gabbionetta è un brasiliano sulla sinistra, un 85, quest'anno ha realizzato 6 gol, però ha campionati importanti, è stato anche con Cluj in Romania, è stato con il Pisa, col Crotone in B. E davanti una punta fortissima che è Khalil, 16 gol, un brasiliano, già col Siena in Serie A, col Crotone e col Frosinone in B. Quindi sono due squadre, d'altra parte hanno vinto i campionati, due squadre molto difficile, però il Teramo col suo gioco, con la sua freschezza, soprattutto adesso vediamo che cosa succede questa partita, perché sapete tutti, come aveva spiegato prima il nostro conduttore, Novara Salernitana, praticamente se il Novara pareggia in casa giocherà mercoledì, diciamo venerdì, con il Teramo, se invece perde la Salernitana giochiamo con la Salernitana e poi c'è la partita, la seconda partita. Quindi questo è tutto, queste sono due squadre difficili, anche perché è una realtà, sia il girone A sia il girone C, almeno ci confrontiamo e vediamo chi vince questa Supercoppa. Grazie ad Antonio Valbruni, abbiamo voluto dare delle prime indicazioni proprio sulle due prossime avversarie del Teramo, perché poi magari nelle gare fuori campionato, tipo in questa Supercoppa, al di là della voglia di vincere da parte di tutti questa Supercoppa, però magari ci potrebbero essere anche delle rotazioni, spazio magari per chi ha giocato meno in campionato. Noi abbiamo voluto provare a fotografare la situazione proprio dei titolari di queste due squadre, insomma, la situazione proprio delle due squadre che hanno vinto i loro rispettivi gironi. Bene, siamo in conclusione di questa trasmissione. Prima di andare proprio a salutare i nostri ospiti e a ringraziarli,
Vi ricordo che Biancorossi non termina qui, continuerà ancora per qualche settimana, vedremo di seguire quindi da vicino proprio la Supercoppa del Teramo Calcio, ma cercheremo di fare delle trasmissioni un po' particolari, o meglio con degli ospiti mirati, degli ospiti specifici per farveli conoscere meglio. Naturalmente confidiamo anche nella collaborazione della Teramo Calcio, dell'addetto stampa Marco De Antonis, per avere dei tesserati specifici proprio della Teramo Calcio, proprio per farli conoscere meglio al pubblico teramano, per parlare del futuro, un po' di quest'annata. Insomma, vedremo un pochettino proprio di fare questo tipo di trasmissioni proprio in questa parte finale di campionato. Ritroveremo naturalmente anche Gustavo Bruno e Antonio Valbruni a rotazione insieme, a seconda un po' insomma di queste trasmissioni che andremo ad approntare proprio a partire da lunedì prossimo per qualche settimana, e possiamo quindi andare ai saluti per questa puntata. Sì, ringraziamo Marco Pediconi, Giancarlo Rapagna, Francesco Graduato e Paolo Marinucci per la trasmissione. E i nostri ospiti qui in studio, Antonio Valbruni. Buonasera e grazie. Buonasera, Gianluca Scacchioli. Buonasera, grazie. Gustavo Bruno. Arrivederci, buonasera. Buonasera e Simone Brugaletta. Grazie, buonasera. E in bocca al lupo per l'anno prossimo. Bene, siamo quindi solo a ricordare le repliche che le potrete trovare sul canale 638 Teleponte Sport e sul nostro sito www.teleponte.it. A lunedì, arrivederci.